Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa di Santa Maria Goretti. Chiediamo al Signore, sulla parola di Dio, una purificazione della mente, del cuore, dei sensi, dell'anima e del corpo. Dice l'Apocalisse: chi sono questi vestiti di bianco? E l'angelo mi rispose: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e non hanno macchiato le loro carni con donne. E per questo seguono l'agnello dovunque va e cantano il canto nuovo che a nessuno è lecito cantare. Sono le anime vergini che hanno una particolare aureola, una particolare gloria. Non hanno macchiato le loro carni, ma hanno conservato integro il loro corpo per lo sposo divino, in obbedienza alla legge della purezza, che è la legge cristiana, ignorata dal mondo pagano e ignorata dal mondo paganeggiante di oggi. Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno conservato pure il loro corpo, non l'hanno macchiato con le carni. Sono questi che cantano il canto nuovo, che a nessuno è lecito cantare se non a loro, e seguono l'agnello dovunque. Dovunque va l'agnello si sposta questo stuolo particolare di anime, segue l'agnello. Una di queste anime è Maria Goretti. Ma chiediamo al Signore in questo momento di purificare il mondo dai peccati di impurità e di purificare le nostre menti, i nostri cuori, i nostri sensi, il nostro corpo da tutte le impurità del mondo, da tutte le impurità che gravano su di noi e attirano l'ira di Dio sulla terra, attirano le calamità e tutte le malattie che non possono essere domate dalla scienza umana. Castigo di Dio per i peccati impuri del mondo. E chiediamo che questa pianta della verginità consacrata, della purezza cristiana, di nuovo profumi nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee, sia il profumo di Cristo che condanna il mondo e lo inchioda al loro peccato. O Spirito Santo, Spirito Purissimo, che nasci dal Padre e scendi nel grembo purissimo di Maria, tu che ami la verginità, tu che in verginità dai la vita al Figlio di Dio sulla terra, tu che trovi dimora, o Spirito Santo, nelle anime pure, perché sei lo Spirito incontaminato, scendi dal grembo del Padre, scendi. Thank you.
Spirito Divino. Vieni, o Spirito Santo, purifica la nostra mente e il nostro cuore, purifica il nostro corpo, Spirito Santo, vieni. Vieni, senza di te nulla c'è di puro in questo mondo, nulla c'è di puro in noi. Vieni, o Spirito Santo, scendi su di noi, purifica la mente, il cuore, l'anima, il corpo, purifica tutti i sensi, perché il profumo di Cristo inebriante possa inebriare la terra, profanata dal peccato. Spirito Santo, vieni, vieni dentro di noi in questo momento, e lavaci con l'acqua pura, purificaci, oh Spirito Santo, nell'acqua salutare, nell'onda di salvezza. Spirito Santo, vieni, lava, te ne chiediamo, Spirito Santo. Norimina nunania nenara iena chi asciore tua nini. Muri di maiore nuniana lei e lei antu. Sciorini chi malaia rediana mi asciarano cidiano. Seni carani magalaiani non iniana asciarano. Rugiada luminosa scendi dal cielo. Rugiada luminosa scendi dal cielo. Iariniana cara ieni anusci. Profumo del Padre e del Figlio. Profumo dello Spirito. Profumo della tutta santa scendi su di noi. Profumo degli angeli e degli arcangeli, profumo dei vergini scendi su di noi. Iulini annunci o Gianu. Ma non tutti comprendono questa parola, soltanto coloro a cui è dato di comprendere. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua potenza in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Aspergimi, oh Signore, con l'issopo e sarò purificato, dite tutti. Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. Purificami, Signore. Purificami, Signore. Sarò più bianco della neve. Sarò più bianco della neve. Signore, purifica la mia mente. Dalle immagini perverse, purifichi il mio cuore dei sentimenti osceni, purifichi i miei sensi da tutte le impurità, corpo immacolato di Cristo, che ci ricevo nella santa comunione. Purifica il mio corpo, consacra il mio corpo, perché ti appartiene. Vergine Immacolata, Madre pura e Santa, intercedi per noi, perché la tua purezza si rifletta su di noi. Angeli santi di Dio, angeli
Prendete dal seno del Padre, la purezza divina, e lasciatela piovere su questa terra. Shana karashai anti finairo mara tushya mayo koriya manasa. Acqua del costato di Cristo che purifica i peccati del mondo. Acqua del costato di Cristo che lavi i peccati del mondo. Scendi dentro di noi e lava ogni peccato. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire sorgente dell'acqua viva. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, purifichi i nostri cuori, le nostre menti, le anime nostre, i nostri corpi, e ci apra le porte della vita eterna. Amen. Amen. Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei cuori puri, che a Santa Maria Goretti hai dato nel fiore della giovinezza la grazia e la corona del martirio, fa che perseverando con la tua stessa fede nella via dei tuoi precetti, noi godiamo la tua visione nel cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impudicizia pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, e si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, di essi è il regno dei cieli. E beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. È la parola del Vangelo, parola che risuona questa mattina in mezzo a noi. Può essere una parola grata e una parola ingrata. Quando Gesù fece il discorso sulla purezza, disse apertamente: vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della loro madre, vi sono eunuchi che sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono eunuchi che si sono resi tali per amore del regno dei cieli. Chi ha orecchie da intendere, intenda, ma non tutti comprendono questa parola. Perché il discorso della purezza è duro per noi che siamo immersi nella melma dell'impurità. Quando Paolo apostolo, qui davanti al procuratore Felice, che aveva preso in moglie Drusilla, che era divorziata dal re Aziz, ma era pure giudea, quando Paolo cominciò a parlare della giustizia e della purezza, della castità, cominciò a tremare e disse a Paolo, spaventato di questo discorso, ne parliamo dopo, per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando avrò un po' di tempo. Pescava nel torbido Paolo davanti a Felice e Drusilla. E per questo che Felice, spaventato, dice a Paolo: di questo discorso ne parliamo dopo. Ed è così, non a tutti è gradito questo discorso, ma è un discorso che va fatto perché appartiene al deposito della vita cristiana, al deposito della fede. Davanti alla figura di Maria Goretti, che si fa scannare per non cedere, noi vogliamo riproporre il tema della purezza cristiana, perché per tante giovinette non c'è bisogno di lasciarsi scannare, sono esse stesse che ti offrono. Perché la purezza non esiste più sulla faccia della terra, ed è per questo che aumentano le malattie. Per questi misfatti, tante volte dice la Scrittura, per questi abomini
Le nazioni che sono davanti a voi su questo argomento sono state sterminate e il dire di Dio è piombato sulla terra, come già a Sodoma e Gomorra, città corrotte che furono distrutte dal fuoco del Signore. Per questo, dice Paolo, l'ira di Dio scende su questo mondo. Ci domandiamo perché tante malattie, per i peccati di impurità. Continuate a peccare, continuate a peccare, e continueranno a scendere dal cielo come castigo per gli uomini, tumori, cancri, AIDS, Ebola. Continuate pure a peccare e tante generazioni vengono falciate come se fossero messi mature dalla falce degli angeli, piccoli e grandi, soprattutto piccoli innocenti. Continuate a peccare, continuate a profanare i talami e gli angeli del Signore falciano dietro le vittime. Continuate a peccare di qua e di là, profanando e lordando la terra che è la sede dei piedi di Dio. Continuate a peccare e vedrete come l'ira di Dio scenderà ancora su questo mondo, perché è nel sangue che viene purificato questo mondo. Continuate a peccare e vedrete l'ira di Dio, come dice la Scrittura. Ma perché? Ma perché, dice il Signore? Ecco allora la pagina della Rivelazione. La bellissima pagina della prima lettera di San Paolo, apostolo dei Corinzi, che abbiamo letto come prima lettura di questa festa. Fratelli, il corpo ci è stato dato non per l'impudicizia, perché il corpo ci è stato dato per il Signore, perché appartiene al Signore. È il corpo del Signore, il tuo corpo non è tuo. Se tu sei stato inserito nel mistico corpo di Cristo, se tu sei parte dell'umanità di Cristo, il tuo corpo non è tuo, non lo puoi gestire come vuoi tu, non puoi dire io faccio del mio corpo quello che voglio. Il tuo corpo non è tuo, tu sei morto, Cristo ti ha riscattato con il suo sangue e il tuo corpo è suo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Questo corpo è corpo di risurrezione, non è corpo che andrà perduto, perché il corpo del Signore è l'umanità sacrosanta di Cristo che tu devi rispettare, è il corpo del Signore, quello che egli nutre del suo corpo eucaristico, depositando il germe della risurrezione futura. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito, ed è pertanto necessario che voi fuggiate la fornicazione. Continua Paolo, tutti i peccati che l'uomo commette sono fuori di lui. Se qualcuno uccide, se qualcuno ruba, questo peccato è fuori di lui. Qualsiasi peccato l'uomo commette è fuori del suo corpo, ma che si dà all'impudicizia pecca contro il proprio corpo. Uccide se stesso, porta il peccato nel suo corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? È il tempio di Dio,
Non possiamo profanare il corpo, la mente, il cuore, i sensi, tutto l'essere nostro, perché questo corpo appartiene a Dio. E dice questa frase lapidaria: non sapete che non siete, che non appartenete a voi stessi? Qualcuno può dire: io ho il mio corpo, Dio me l'ha dato e io lo gestisco come voglio. Io voglio soddisfare i miei desideri. Io voglio fare del mio corpo quello che voglio. Questo è falso. Il tuo corpo non è tuo, è del Signore. È un corpo battezzato, è un corpo che appartiene all'umanità di Cristo, ed è Cristo che deve gestire attraverso la tua mente, attraverso la tua ragione, il corpo che appartiene a Lui ed è stato dato in dono, perché tu non sperperi questo dono, ma perché tu amministri bene questo dono. Il tuo corpo è dono di Dio e devi usarlo per lo scopo per cui Dio vuole che sia usato. Qualunque uso indebito del corpo non appartiene all'uomo. È un peccato pertanto contro Dio, perché noi rubiamo a Dio il nostro corpo che gli appartiene. Siete stati comprati a caro prezzo. E conclude Paolo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il corpo ci è stato dato per glorificare Dio, e quel valore teofanico del corpo, teofanico, cioè deve essere come un ostensorio. Nell'ostensorio c'è il metallo, ma al centro del metallo, nella lunetta, c'è il corpo di Cristo. Noi portiamo il Signore nel nostro corpo. Noi portiamo Dio nel nostro corpo e dobbiamo così glorificare Dio nel nostro corpo. Fratelli e sorelle, in questo precetto manchiamo un poco tutti, e tutti siamo peccatori davanti a Dio. Ma davanti ai nostri occhi c'è la figura luminosa di una santa, Maria Goretti, che il Papa ha glorificato, ha messo sugli altari proprio per insegnare a noi come conservare la purezza anche a costo del proprio sangue, della propria vita. Non è la prima Maria Goretti. Possiamo dire che è l'ultima di una lunga serie di santi e di sante che hanno preferito la morte e non la profanazione del proprio corpo, cominciando dai nostri campioni: Lucia, Agata, Agnese, Cecilia, le grandi sante che hanno conservato inibato il loro corpo, hanno preferito il martirio e non la profanazione del corpo, perché il corpo è di Cristo. Qui dicevo, non c'è bisogno della mannaia che si innalzi per far cedere noi all'impurità. Siamo noi stessi che ci offriamo all'impurità, sedotti dal maligno, ed oggi l'impurità è sulla faccia della terra. Oggi quella dea tremenda che è la pornografia domina su questa terra. Ne trovate le immagini dovunque, viene celebrato dovunque, all'insegna della libertà. Siamo persone libere, non siete persone libere. Siete persone schiave di voi stessi, schiave dei vizi, schiave delle passioni, schiave di Satana. È Satana che vi induce a peccare, è Satana che vuole imbevervi nel fango di questo mondo e sottrarre così i corpi che appartengono a Cristo, per fare un affronto a Cristo stesso. Fratelli e sorelle,
noi dobbiamo predicare la verginità e la purezza. Dobbiamo predicare perché oggi nelle prediche questo tema non è in voga, perché urta la suscettibilità della gente, mentre è un tema altamente cristiano. Tutti i padri della Chiesa hanno un trattato sulla verginità e sulla purezza. Cioè i padri della Chiesa, tutti quanti, hanno sentito il bisogno nei loro libri, nella loro produzione letteraria, di dedicare un libro alla purezza. Quando Ambrogio predicava a Milano, le fanciulle d'Italia andavano a sentirlo, e il guaio era che non tornavano più, perché chiedevano di essere velate, di entrare nei monasteri, di essere consacrati al Signore. E le mamme cristiane facevano questo lamento ad Ambrogio: noi mandiamo le nostre figlie ad ascoltare la tua predica ed esse non tornano più. Esse si consacrano, si velano, entrano nei cenobi e nei monasteri e non tornano più in famiglia. Ecco la forza che metteva Ambrogio quando parlava della purezza cristiana. Noi torniamo sulla purezza cristiana, ma le ragazze restano ugualmente nel mondo. Non sentono più questa voce, i loro timpani sono chiusi. Noi predichiamo agli sposi cristiani purezza nel talamo, perché il talamo è l'altare dove si celebra l'amore di Dio nel corpo. Il talamo è l'altare di Dio, eppure l'altare di Dio è profanato. E noi siamo imperterriti. Noi continuiamo il nostro cammino. Tante volte ci accostiamo al corpo immacolato di Cristo, quando il nostro corpo è macchiato e i talami nostri sono macchiati di sangue, sono macchiati di impurità. I nostri occhi vedono tante figure oscene, televisione, giornali, pascolano, ossia offrono il pascolo per così far crescere in noi la sete del piacere, la sete dell'immondizia, la sete dell'impurità. Oggi l'impudicizia ha invaso la terra ed è per questo che le cose in questo mondo vanno male. Dice la Scrittura: per questo, o abomini, l'ira di Dio è piombata sulla terra. Non ci lamentiamo di Dio, ma lamentiamoci di noi quando le malattie falciano le vittime innocenti nelle nostre case. Piuttosto richiamiamoci alla purezza cristiana. Purezza cristiana in tutte le condizioni umane, nella condizione giovanile. Oggi, prima del matrimonio, giovani e giovani si permettono tutto. È peccato. È uso scorretto del proprio corpo. Al matrimonio bisogna accedere nella purezza dell'anima e del corpo. Poi sarà difficile mantenere puro il nostro corpo nel coniugio, quando siamo abituati a tutte le scempiaggini nei giorni della nostra giovinezza. Allora cambiamo tutti i pretesti per dire che non possiamo mantenerci casti e continenti. Allora il matrimonio si dissolve, perché ci sono tante occasioni quando non sento più niente, quando non posso più godere, io rompo il matrimonio, vado da un'altra che mi faccia godere di più.
E questo è il peccato degli uomini di oggi. E questo è il peccato che grava sulla terra. O lo si voglia o non lo si voglia, noi dobbiamo alzare la voce, anche che qui ci sia un altro Felice e Drusilla che dicono: di questo argomento ne parliamo un'altra volta. Su questo argomento tiene aperti gli occhi, in modo che nessuno possa dire: nessuno mai ce l'ha detto. Fratelli e sorelle, com'è difficile mantenerci puri. Gesù lo confessava e diceva: non tutti comprendono questa parola, ma dobbiamo pregare. E nella preghiera che noi possiamo ottenere quello che con le nostre forze non possiamo mantenere. Salomone nella preghiera diceva: Signore, io so che senza una tua particolare grazia io non posso mantenermi continente puro. E per questo, Signore, che io prego, perché tu mi dia la purezza e la continenza. Da me stesso non ci riesco. Egli, il grande sapiente, comprendeva che senza la grazia di Dio non poteva mantenersi puro. Perché è un dono di Dio la purezza, un dono che va pregato. Ed è per questo che questa mattina noi vogliamo pregare il Signore Gesù, il Dio Immacolato, nato dalla Vergine Immacolata. Vogliamo pregare Gesù perché gli faccia gustare la purezza della mente, del cuore e del corpo, perché lasci che il suo profumo virginale sia dentro di noi, quel profumo che conduce alla morte e fa tremare il mondo, ma che addieta la Santa Chiesa di Dio. O Maria, Vergine pura e santa, questa mattina fa sentire il tuo profumo in mezzo a noi. E tu, Maria Goretti, che imitasti Maria dalla purezza, che ti mantenesti pura anche davanti al coltello aperto di Alessandro che ti uccise. O Maria Goretti, canta l'inno della purezza in mezzo a noi e invita tutti a mantenerci puri e santi per redimere il mondo dal peccato, per collaborare alla salvezza nostra e alla salvezza del mondo intero. Amen. Chi salirà il monte del Signore, chi ha mani pure e cuore mondo, chi ha labbra innocenti. Signore, noi stiamo salendo il tuo santo monte, ti chiediamo mani pure, cuore mondo e labbra innocenti. Purifica, Signore, le nostre mani, purifica il nostro cuore e le nostre labbra, perché possiamo camminare verso la montagna dove tu ci attendi. Chi salirà il monte del Signore, sia mani innocenti e cuore puro e labbra monde. Mondaci, o Signore, da tutti i nostri peccati, fonda la mente, il cuore e le labbra, monda il nostro corpo da ogni peccato, perché nulla di impuro entrerà nel regno di Dio, è scritto, nulla di impuro può entrare nel regno di Dio. Signore, purificaci oggi, in questo momento, mandi il tuo spirito purificatore, perché possiamo accedere al monte santo della preghiera. Signore, noi dobbiamo accostarci all'Eucaristia, al corpo santo tuo. Signore, ti chiediamo che ci possiamo tutti accostare nella purezza del cuore e della mente. Ti chiediamo, Signore, di non profanare il tuo corpo. Non basta profanare il nostro corpo, ma se andiamo a profanare il tuo corpo, mangiando le carni tue, con cuore immondo, con labbra impure, con mani sporche, o Signore, noi siamo rei del corpo del Signore. Spirito di Gesù, passa in mezzo a noi.
Spirito di Gesù, tocca il mio corpo e avrà la vita. Spirito di Gesù, soffia su questi che siamo noi e liberaci, risanaci, guariscici. Spirito di Gesù, noi ti invochiamo, toccaci e noi avremo la vita. Signore Gesù, risana tutte le nostre impurità. Dio Gesù. Risana le impurità della mente. Gesù. Le impurità del cuore. Gesù. Le impurità dei sensi. Gesù. Le impurità del corpo. Gesù. Risanaci, oh Signore. Gesù, risanaci. Signore, tu stai operando tante guarigioni. Grazie Gesù. Ma incominci a guarire i nostri cuori dall'impurizia. Guarisci le nostre menti. Guarisci. Dei pensieri cattivi. Guarisci i nostri corpi. Guarisci. Da tutti i peccati. Guarisci. Purificaci dalle nostre infermità. Purificaci. Vieni, o Signore Gesù. Vieni, o Signore Gesù, a purificarti. Manda gli angeli santi a cielo a purificare questa assemblea. Liberaci, Signore, da tutte le infermità corporali. Dai, Signore, tu sei qui in mezzo a noi, Salvatore potente. Il nostro peccato non ci allontana da te, e tu non ti allontana da noi per i nostri peccati. Tu sei venuto per i peccatori, tu sei venuto per noi, e in questo momento tu guarisci le anime e i corpi. Amen. Tu versi l'acqua pura. Grazie. Dal tuo cuore per lavarci delle nostre miserie. Grazie. Per lavare anche le nostre malattie. O Signore, tu stai purificando gli occhi di una persona la quale si sente rinfrescare negli occhi. Tuo Signore, stai rinfrescando anche i polmoni di una persona che è ammalata e guarisce. Tu stai rinfrescando l'utero infiammato di una persona, le ovaie di altre due persone. Tu stai dando refrigerio a una piaga purulenta che da tanto tempo una persona portava. Tuo Signore, stai irrobustendo le mani fiacche. Grazie, con robere le ginocchia vacillanti. Grazie Gesù. Tu stai toccando i reni di una persona. Grazie Gesù. Signore, noi ti ringraziamo e grazie, ti benediciamo. Grazie, sono Gesù. Tutti segni tangibili. Alleluia. Di quella purificazione interiore che grazie, stai producendo dentro di noi. Grazie. Con il tuo sangue prezioso. Grazie, che è remissione dei nostri peccati. Amen. Sangue di Gesù, mi sana l'ulcera sanguinante di una persona qui presente e porta alla guarigione. Sangue di Gesù, tocca e tieni dolorante di un'altra persona che tu vuoi guarire. Sangue di Gesù, scendi dentro di noi, scendi nel sangue e correggi i valori di una persona. Sangue di Gesù, scendi nella nostra mente. Stendiamo le mani perché l'acqua di Dio scenda in mezzo a noi. Stendiamo le mani perché passi l'acqua in mezzo a noi e ci distesi una goccia della tua acqua, dell'acqua che esce dal tuo costato. Questa ci guarirà. Acqua di Gesù. Sei tagliati i polsi,
Stavi commettendo un suicidio. Il Signore ti ha salvato. Non ripetere questo gesto. Io guarissi il tuo cuore disperato. Grazie, Signore Gesù. Una donna vestita di nero lava il suo vestito nelle acque e il suo vestito diventa bianco. E c'è un'altra donna vestita da contadina che lava pure il suo vestito nel fiume e c'è Cristo che ridona la purezza a questa donna. Grazie Signore perché tu stai toccando la vescica di una persona, stai toccando la gola infiammata di una persona. Grazie Signore perché stai guarendo tante infermità. Signore, tante infermità sono causate dai peccati impuri. Tu stai guarendo anche queste infermità. Stai guarendo anche una donna da vaginite. Stai guarendo un uomo dalla sua sterilità. Signore mio Dio, ti ringrazio e ti benedico per quanto stai facendo oggi. Amen. Signore mio Dio, noi ci presentiamo davanti a te come un popolo impuro, ma sappiamo che la tua grazia scende su di noi e tu ci purifichi dai nostri peccati. Alleluia.